genio. Polizia locale. Eccolo. Sì, pronto, buonasera, sono Luigi Ciambuglia, abitante in Trezzo, via VAT 6/Z. Telefono 0, no, non serve, ok. La chiamo perché praticamente ho trovato, allora io mi trovo al momento ubicato esattamente sulla panchina in località Concesa, di Trezzo sull'Adda, e ho trovato un reperto non meglio identificato come quaderno a righe, nello no, perdoni, quaderno a quadretti. Mi scusi l'errore, commissario. L'ho trovato ore praticamente 18 e minuti 5, nelle ore 18 e minuti 5 circa, secondo più secondo meno, ho trovato questo quaderno in stato di abbandono sulla panchina. Ecco, mi sono azzardato a verificarne il contenuto. E dalla prima pagina, non mi sono permesso di sfogliare altro e di andare oltre esattamente, dalla prima pagina si evince che il probabile, presunto, fino a prova contraria, proprietario, chiamasi Aristotele Quasimodo. Presumo il primo essere il cognome, Aristotele, signor Quasimodo Aristotele, che riporta anche una cifra, un numero presumibilmente cellulare, che io le fornirei in modo tale da poter riconsegnare l'oggetto, il reperto che è ora qui accanto a me sulla panchina, al legittimo proprietario. Ecco, se gentilmente può prendere nota, commissario, io vado a dettarle il numero, va bene? Farò velocissimo. Più 48 7327 6326. L'ha preso? Commissario, è troppo in gamba. Perfetto, io allora attendo qui istruzioni, va bene? Mi contatti al mio numero, che le devo fornire, perché se non c'è bisogno. Posso andarmene? Sicuro? Come vuole lei, commissario, ai suoi ordini. Perfetto, io la ringrazio, cosa le devo dire? Ah, ma ci mancherebbe, è dovere di cittadino civico, eh? Come dice la legge, aiutati che il vicino ti aiuta, no? Più o meno, una cosa del genere. Va bene, la saluto, commissario, va bene, buonasera, arrivederci. Non c'è bisogno di aspettare. E allora vado lì.